si chiama Emil Jackdal Cross e lui era un professore di solfeggio e armonia nel 1900 più o meno nel conservatorio in Svizzera, a Ginevra. Ha fondato questa ritmica dal cross, che è un approccio alla musica, una educazione musicale che si basa sul movimento, in modo da sentire e vivere la musica a livello globale, non soltanto a livello tecnico. Quindi è un'educazione musicale molto completa che coinvolge tutte le sfere della persona. Se uno vuole diventare insegnante del metodo dal cross, intanto c'è tutta una parte che deve apprendere per se stesso. Ci sono tre materie principali, cioè c'è la ritmica, il solfeggio e l'improvvisazione, che prima vanno sperimentati su di sé per formare se stessi, per diventare modello poi per insegnare ad altri. È abbastanza complesso, ma anche divertente, perché non c'è mai una lezione senza ridere o insomma scoprire cose nuove, diciamo, non è un metodo tradizionale. Nel mio caso, come metodo, il metodo metal cross che insegno, ho bisogno di uno spazio ampio, con parquet, cioè immagino di avere uno spazio bello con un'acustica buona, con gli strumenti, impianti stereo di qualità per poter lavorare, per dare anche appunto possibilità ai bambini di usare il corpo veramente in modo libero. Se devo esprimere un desiderio, avere un teatro a disposizione, tutto fatto ad hoc, dove i bambini incontrano, cioè che c'è un luogo dove avviene questo momento, e non magari andare da una classe all'altra, ma magari avere un bello spazio già predisposto.